L'aspetto dell'usura è un aspetto devastante perché coinvolge l'intero stato emotivo della famiglia, quindi ecco che, però diciamo che ora come ora possono dire di cominciare a vedere che quello che loro lamentavano, che certe problematiche erano reali perché stanno venendo fuori. Le problematiche che iniziano ad emergere sono quelle relative ad un mutuo di 300.000 euro acceso da una coppia di coniugi del Valdarno presso una filiale bancaria di Montevarchi, che oggi ha portato al rinvio a giudizio di due direttori della filiale in questione per usura aggravata. La coppia si era rivolta nel 2012 all'associazione SOS Abusi. La banca in questione li aveva messi in una posizione di sofferenza e di rientro forzato, allora vennero da noi per far esaminare un pochettino la posizione perché comunque anche a loro gli sembrava che ci fosse qualcosa che non andava per il verso giusto. Effettivamente i tassi che gli avevano praticato nel contratto di mutuo erano di natura oggettivamente usurari. Ma poi c'è un aspetto ancora più evidente, più grave, era il fatto che questo mutuo di 300.000 euro in realtà era servito per comprare dei titoli presso la stessa banca. Questo di fatto, quindi, in realtà nessuna somma era stata consegnata alla cliente. E nonostante questo, ovviamente, su una somma che non era stata mutuata, quindi consegnata, la banca pretendeva degli interessi del 5-17%. Non solo. Sulla base di questo mutuo gli era stata richiesta anche una garanzia di tipo fideiussorio e anche reale del valore di 1.200.000 euro. Sulla base di questo abbiamo chiaramente consigliato il cliente a fare la denuncia penale, l'hanno fatta, è partita un'indagine e da lì poi siamo giunti al rinvio a giudizio perché il magistrato, sulla base dei conteggi effettuati, delle perizie effettuate dai propri consulenti, hanno riscontrato che quello che noi dicevamo era corretto e quindi a questo punto ha prodotto ovviamente il rinvio a giudizio e l'udienza si svolgerà a febbraio. È chiaro che la banca, nonostante fra altre cose ci sia stato il rinvio a giudizio, invece di desistere nella propria operazione, sta tentando ugualmente di vendere il bene immobile e quindi quello che ora ritengo che debba essere fatto è quello di proporre un sequestro preventivo del bene immobile perché se chiaramente questo bene fosse venduto ci sarebbe non solo una reiterazione del reato contestato ma anche un aggravamento perché ovviamente è come se il reato continua a perpetrarsi nel tempo se nessuno li ferma. Secondo l'associazione, si tratta del primo caso di usura bancaria reale dimostrata ad Arezzo. Queste persone sono state costrette, indotte ad accettare questo mutuo, che in realtà non è un mutuo, è perché temevano, come poi di fatto si è verificato, che di perdere, che gli fossero revocati i finanziamenti antecedenti. È costretto ad accettare dei contratti che in realtà non sono dei contratti, ma sono delle vere e proprie truffe.